Era ad agosto e il povero uccelletto, ferito dallo sparo di un moschetto, andò per riparare la l'offesa a finire all'interno di una chiesa. Dalla tendina del confessionale il parroco intravide l'animale, mentre i fedeli stavano a sedere recitando sommessi le preghiere. Una donna che vide l'uccelletto lo prese e se lo mise al petto. Ad un tratto si sentì un pigolio, pio, 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 pio. Qualcuno rise a sto cantar d'uccelli e il parroco seccato urlò: «Fratelli, chi ha l'uccello mi faccia il piacere di lasciare la casa del Signore». I maschi, un po' sorpresi a tal parole, lenti e perplessi, alzarono le suole. Ma il parroco lasciò il confessionale e «Fermi!» disse, «mi sono espresso male». «Tornate indietro e statemi a sentire, solo chi ha preso l'uccello deve uscire». A testa bassa e la corona in mano, le donne uscirono piano piano. Ma mentre andavano fuori, gridò il prete: «Ma dove andate, stolte che voi siete? Restate qui, che ognuno ascolti e sieda. Io mi rivolgo a chi l'ha preso in chiesa». Ubbidienti, in quello stesso istante, le monache si alzarono tutte quante. E con il volto invaso da rossore, lasciarono la casa del Signore. «Per tutti i santi», gridò il prete, «sorelle, rientrate, state quiete. Conviene finire, fratelli peccatori, l'equivoco e la serie degli errori. Esca solo chi è così villano da stare in chiesa con l'uccello in mano». Ben celata in un angolo appartato, una ragazzinetta col suo fidanzato in una cappelletta laterale si mancò poco che stesse male e con il volto tutto di un pallore morto disse: «Che ti dicevo, se n'è accorto». Bravo, prete! Tu che volevi impagliarmi! Barbara, Barbara, ci siamo, ci siamo, ci siamo, eccoci. Pronti, siamo in diretta dalla pizzeria Gesù di Fisso Montano. Abbiamo appena abbiamo terminato la partita contro il Vision Volley di non so quale paese in provincia di Padova. Meliadino San Fidenzio. Ecco. Come hai preparato? Abbiamo vinto un po' arrancando 3-2 al tiebreak. Ma lasciamo che sia il nostro intervistato a spiegarci la situazione. Presento il libero Gaetano Placenza. Tano. Come potete sentire dall'accento è una persona foresta, ma... Foresta vergine o cosa? Resta Virgo, però lui conta. Allora, signor Placenza, parliamo di questa partita che tanto ha fatto soffocare i nostri voltoni. Beh, sicuramente è una partita sofferta. Ah! Vittoria sofferta. Ah! Eravamo sotto 2-0, però con grinta e tenacia abbiamo vinto 3-2. Con tenacia. E cosa mi dice di questi voltoni? Squadra da finocchi sicuramente. Barbara, senti il fragore del pubblico. Cosa? Del gruppo. Taci. Mi trovo benissimo, sono contento di... Ma io veramente le ho chiesto come hanno giocato i volponi, non come si trova con i volponi. Barbara, qua c'è bisogno di un interprete la prossima volta. No, beh, abbiamo giocato non... proprio malaccio, però di merda, tipo di merda, dobbiamo fare meglio. Dopo 2-3 consigli di Max, il nostro padre Max, abbiamo migliorato qualche fondamentale e siamo riusciti a vincere 3-2, fondamentalmente, e ce l'abbiamo fatta. Altri 2 punti verso la salvezza, verso Trapani direi altrimenti. Barbara, insomma, cosa pensi di questi nostri volponi? Ce lo dirai nella prossima puntata. Adesso piccola pausa e torniamo tra voi.
benissimo, concludiamo la nostra intervista chiedendo la celebre e richiestissima domanda di rito: qual è stato il miglior giocatore in campo, l'MVP, signor Placenza? Padre Max, inconfondibile, il cuore unico e indimenticabile. Come gioca lui, se può giocare ancora, ha detto questa cosa. Come gioca lui, non gioca nessuno, col cuore. Col cuore, con le ali, con l'aureola. Bene, Barbara, io concludo l'intervista. Avrei notato che la location è cambiata, ci dispiace. La prossima volta vedrò di farmi trovare in abiti talari e consoni all'occasione. Per il resto mando un bacio a tutti voi. Saluti. Ciao Sara. Dio, bravo, io direi dichiarazione vera e propria. Sì. No, mia sorella, e quindi sono Barbara. Concludo l'intervista dando appuntamento a tutti i nostri amati fans che giocheremo mercoledì di questa settimana, sempre al Palavolpe, presumo contro la squadra PGS Carrarese che abbiamo affrontato anche l'anno scorso. Barbara, un bacio. Un bacio. Ciao. Ciao Barbara! Ciao Barbara! Ciao, ciao Barbara! Ciao, sono Stefano Visentini, ho 23 anni, vengo da Occhio Bello e il mio talento è fare video. Non sai cantare? Non sai ballare? Ma sai di avere un talento travolgente dentro di te? Allora partecipa a Saranno Volponi, il nuovissimo format di Volpe TV. Ti basta fare un video col cellulare in cui dici il tuo nome, la tua età, da dove vieni e mostrarci il tuo talento. Poi fai avere il video a questo psicopatico. Una giuria validissima e competente valuterà ogni singola performance. Cosa aspetti? È tempo di mostrare quello che vali. Saranno Volponi, un programma della Volponi Production, in collaborazione con Sitzel, pannolini per adulti e bambini. Ciao! Ciao, mi chiamo Giacomo, ho 9 anni, vengo da Fiesta Umbertiano e il mio talento è finire un profiterol in 8 secondi netti. Quello è il principe. O chiedi anche a me se vuole fare Saranno Volponi. Ma è ovvio che lo fa, è scritto nel suo contratto. Anche Tano lo farà. Sì. Tano è il mio talento è fare i cannoli siciliani. Dio, beh, vinci, cazzo. Io ti voto. Hai il mio voto, per me sì. Farò una statua, guardate bene quest'uomo, perché farò una statua in centro al Palavolpe con il suo nome. Esatto. Il snoro massiccio. Lui non mi ha fischiato doppie. In cui c'è scritto lui ha fischiato zero doppie. Quando ce n'erano tante. Quando ce n'erano milioni. Milioni. Oh, dici un giudizio. Giulia Naso, sei stata nominata per dare un giudizio alle nuove maglie dei Volponi. Perché nonostante abbiamo fatto cagare, almeno le maglie eravamo dei bei gnocchi. Belle. Bei manzi, vero? Sì, carine. Carini nelle maglie o carini noi? Tutte e due. Ma chi più, le maglie o più noi? Le maglie. E senza maglie ancora di più. Che signora! Devo dirlo io! Che signora!